Grazie Presidente. L'emendamento è da votare proprio perché va nella direzione giusta, che è quella di dire che questa è una riforma contro il popolo, contro le persone, contro gli elettori, perché voi volete togliere la democrazia, volete fare i consigli provinciali eletti indirettamente, volete un Senato indiretto, volete sostanzialmente togliere il diritto ai cittadini di potersi esprimere. E la vergognosa sentenza di oggi va in quel senso, nel solco che ha creato Renzi, quello di prendere in giro i cittadini, quello di farli solo lavorare ma non di dargli i diritti acquisiti. Voi volete togliere tutti questi diritti di voto, sono più di 500.000 firme certificate di cittadini italiani che hanno chiesto la possibilità di potersi esprimere su una cosa che per loro è fondamentale, quello di veder riconosciuto un diritto. Ci sono persone che hanno firmato dei contratti che sono stati disattesi con un decreto legge, con un disegno di legge di Monti votato da chi oggi si trova, e non so se sia una lingua in bocca o qualcos'altro anche di più, anche più pornografico, e quindi voglio dire, concludano. Loro hanno tagliato la possibilità di cittadini di potersi esprimere. Bene. E lei sta continuando a difendere, Presidente, bene, questa sentenza che è vergognosa. Bene.